Allora, prima di tutto vorrei capire una cosa che avevo già esposto la volta scorsa. Nei destinatari della componente buono scuola della dote scuola c'è scritto che sono destinatari gli studenti residenti in Lombardia, bla bla bla, delle paritarie statali che applicano una retta di iscrizione e frequenza. Il DG che c'erano l'altra volta mi ha detto, perché io ero un po' perplessa riguardo alle statali che applicano una retta di frequenza, di iscrizione e frequenza, mi hanno detto che mi verrà fornito un elenco perfetto. Ma quello che volevo sapere, perché io nel frattempo mi sono informata e in realtà la retta di frequenza per le scuole statali, almeno dovunque, non c'è. C'è un contributo volontario che è una cosa diversa dalla retta di frequenza. Beh, allora, se io scrivo su un destinatario paritarie e statali che applicano una retta di iscrizione e frequenza, e se c'è una cosa che abbiamo imparato noi del Movimento 5 Stelle è essere puntigliosi sulle parole che vengono usate, giuro l'ho imparato qua dentro, però se io scrivo retta di frequenza è ben diverso da contributo volontario. Spiego. Quindi perché, ecco, mi spieghi perché abbiamo questa tutte è... le risposte. Senz'altro. Ok, no, no, poi man mano gliele do. Sicuramente avrete delle risposte perché logicamente non è che scriviate delle cose che non siano corrette, immagino. Per quanto riguarda allora le altre perplessità che abbiamo del Movimento 5 Stelle, allora, per quanto riguarda le scuole primarie, anzi partiamo dal buono scuola ancora, riguardo a un parametrare, diciamo, il buono scuola, i criteri con cui viene assegnato il buono scuola rispetto alla dote scuola, non ci spieghiamo perché tutti i parametri siano innalzati. Ad esempio parliamo dell'ISEE. Ecco, mi fa molto piacere che lei assessore ha detto sono 18 anni che viene dato, in realtà sono 13 almeno, dovrebbe essere dal 2001 che mi risulti che viene erogato, dal 2000 anzi che viene erogato il buono scuola. Però diciamo che è una bella cosa che dopo 13 anni vi siate reso conto che non venivano considerati gli stessi parametri per il buono e per la dote. Ci ha messo un pochino, diciamo, l'assessorato, però diciamo che ci siamo arrivati. Peccato che comunque sia, appunto, i parametri dell'ISEE siano di nuovo diversi. Quindi, allora, abbiamo un bel dire che io qui leggo delle cose che sono perché c'è la crisi, l'ha detto anche lei, assessore, quindi dobbiamo aiutare i genitori. Sì, ma ho capito, ma qui si parla di aiutare genitori per essere lì che hanno un ISEE di 38.000 euro, che molte volte corrisponde a 100.000 euro di reddito, a scegliere a quale scuola mandare i figli, e invece di non aiutare genitori che devono decidere se si possono permettere di mandare a scuola i propri figli, non di scegliere la scuola, ma semplicemente chiedersi ma io mi posso permettere di mandare a scuola i miei figli. Soprattutto per questa cosa che è estremamente ingiusta, anche questo l'avevo chiesto l'altra volta perché mi aveva lasciato perplessa. Già c'è una differenza pazzesca, poi veniamo a quello che avete dato come contributo per l'acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche, ma voglio dire, già c'è un'enorme differenza e mi è stato risposto che nella scuola statale vengono dati questi miseri, veramente miseri fondi solo per l'istruzione obbligatoria. Ma allora mi spiegate perché invece se una persona sceglie la scuola paritaria ha diritto di fare altri 3 anni oltre la scuola obbligatoria? Cioè adesso l'età a cui si finisce sono 16 anni dovunque. Non è che se io faccio una scuola paritaria improvvisamente la legge cambia e la scuola dell'obbligo dura fino a 19 anni. E questo sinceramente non riesco a capirlo, perché allora mi dovete spiegare perché vengono dati questi ulteriori 3 anni di finanziamenti a chi prosegue nella scuola paritaria
Dall'altra parte no, perché dall'altra parte, cioè le statali sono scuole dell'obbligo, quelle paritarie non sono scuole dell'obbligo, hanno un altro parametro di considerazione. E questo, cioè, voglio dire, lo trovo veramente a prova di buon senso, oltre che sicuramente a prova di ricorso. Poi, allora, va bene, le fasce l'abbiamo già detto che sono assolutamente. Per quanto riguarda il fatto, passiamo alla dote scuola, che abbiate tolto i contributi alle scuole primarie, è vero che i libri vengono dati gratuitamente, però è anche vero, e questo credo che, Assessore, lei che è attenta a quella che è la situazione concreta delle nostre famiglie, anche quelle che sono appunto in crisi in questo momento, che sono famiglie soprattutto di reddito, faccio presente, basso, perché le famiglie di reddito basso non sanno come mettere insieme il pranzo con la cena e non arrivano a fine mese. Quindi lei saprà sicuramente che in alcune scuole è praticamente obbligatorio stare alla mensa scolastica. E quindi succede che è vero che i comuni danno dei contributi, però è anche vero che alcune volte ci sono delle scuole, questo ve lo dico perché vengono segnalati da molti genitori, in cui per non stare alla mensa scolastica i genitori sono costretti a fare dei certificati medici per intolleranza dei figli, perché altrimenti i figli gli dicono devono stare alla mensa. E le famiglie non, e questi bambini non stanno alla mensa scolastica di alcune, perché non hanno i soldi i genitori per pagare anche quei pochi euro, perché si parla di 4-5 euro che devono pagare ai comuni, ma questi genitori non hanno i soldi per quelle che appunto è la mensa scolastica e il trasporto scolastico. Ora io dico appunto, nell'ottica di essere molto attenti alle famiglie in crisi di questo periodo, forse i contributi per le scuole primarie possono essere lasciati e dati alle famiglie che hanno questo tipo di difficoltà e che non possono essere lasciati alle mense da Regione Lombardia, e per i trasporti, perché è veramente un problema, perché alcune famiglie le devono lasciare, per esempio io penso a madri e padri che lavorino fuori dal comune, non possono scegliere. Per quanto riguarda poi la scuola, la dotazione, la dote scuola, allora, qui parliamo per la scuola secondaria di primo grado di una dote di 120 euro a famiglie che hanno un ISEE massimo di 5.000 euro l'anno. Allora io dico, anche qui, lei sarà ben informata su quello che è attualmente il costo di acquisto dei libri per una prima media. I genitori mi hanno detto che ammonta a circa 600 euro, se li prendono usati, quindi i libri usati sono a metà prezzo, circa 300 euro. Una famiglia che ha 5.000 euro di ISEE non ha i soldi per comprare, per metterci questa differenza. Ora, io dico, se dobbiamo aiutare le famiglie in crisi, aiutiamole veramente, non diamo questo contributo quando andiamo a dare 200 euro di contributo completamente inutili per la libertà di scelta a famiglie che hanno fino a 38.000 euro di reddito, di ISEE, non di reddito, attenzione, all'anno. Mi spiegate bene cosa se ne fanno di 200 euro a fronte diretto di scuole paritarie, che sappiamo bene che 200 euro, io allora vi sfido ad andare a mandare un figlio a una scuola paritaria con la cifra che date voi per le scuole paritarie. Quindi una famiglia che ha fino a 8.000 euro di ISEE va alla scuola paritaria con questi 550 euro, visti che questo servono per la libertà di scelta. Quindi una famiglia che ha fino a 8.000 euro di ISEE è libera di scegliere una scuola paritaria. Cioè va con i suoi 550 euro alla scuola paritaria e dice: benissimo scuola paritaria, avendo io diritto alla libertà di scelta, a questo punto ti do 550 euro diretta annua, annua, e tu mi tieni mio figlio. Allora, voglio dire,
per carità del cielo. Chiaro che questa che fate è una scelta politica e non può essere letta come altro, perché è inutile che cerchiate di vendercela come no, noi stiamo vicini alle famiglie in crisi. Questo non è stare vicino alle famiglie in crisi. Le famiglie in crisi sono veramente quelle in crisi, sono veramente quelle i cui genitori sono in giro e adesso cominciano a essere in giro a chiedere addirittura la carità, sono veramente quelle che si tolgono da mangiare per pagare anche solo il materiale, la cancelleria ai figli per andare a scuola. Queste sono veramente le famiglie in crisi, non quelle che hanno un ISEE di 38.000 euro e che vogliono decidere se mandare i figli alle scuole statali o a quelle paritarie. Quindi adesso se dobbiamo dire le cose come sono, diciamole veramente come sono, ma raccontiamocele giuste però. Quello che per quanto riguarda, tra l'altro, volevo far presente un'altra cosa, perché si dice frequentemente che si mandano i figli alle scuole paritarie perché le scuole paritarie sono migliori, hanno un'offerta formativa migliore. È stato fatto, tutti gli anni viene fatto, uno studio della Fondazione Agnelli nel 2012, non nostro, non è del Movimento 5 Stelle, è della Fondazione Agnelli, quindi al di sopra di ogni sospetto. E allora, se lo conosce bene, lei sa benissimo che sono pochissime le scuole paritarie che sono nelle prime posizioni. Tra l'altro, la prima mi dice è una scuola paritaria, ma mi dicono che è un dato anomalo. Com'è? È nazionale quello. È nazionale. Allora, avremo quello regionale. Io ho quello regionale qui, sinceramente. Io questo qui ho quello regionale perché vedo la prima è di Desio, poi c'è Lecco, Merate, Mantova, Busto Arsizio, Milano, Bergamo. Quindi c'è quello regionale e a parte il primo che è stato un dato anomalo, sembra che sia un errore di inserimento, per il resto è tutto statale, 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 a un certo punto trovi una non statale, quindi voglio dire anche a livello di di ranking che viene appunto fatto dalla Fondazione Agnelli, io cito sempre fonti al di sopra di qualsiasi sospetto, se no siamo sempre tacciati di essere di parte, ma qui di parte non siamo. Quindi forse il fatto che il Piemonte non abbia scuole secondarie paritarie trova una sua spiegazione in questo. Evidentemente i genitori hanno, nonostante tutto, perché anche in Piemonte ci sono i buoni scuola, preferito però mandare i figli alle statali. Quindi al di là di quello, volevo sapere anche questa premialità, lei diceva che verrà istituita una premialità chiaramente oltre i 6 mesi di sperimentazione, perché adesso chiaramente non può essere fatta, volevo sapere come verrà determinata per i servizi e le innovazioni, come verrà determinata. Per quanto riguarda quello che diceva del fatto che è stato perso il ricorso, in realtà in udienza, io ero presente, poi è stato detto che probabilmente non può essere accettato proprio per un vizio di forma, di data per l'esattezza. Ma in aula l'avvocato di Regione Lombardia ha fatto una dichiarazione gravissima, è anticostituzionale, gravissima, ha dichiarato, e qui c'è nelle registrazioni, quindi non è che sto dicendo delle cose, i fondi non vengono dati alle famiglie, ma vengono dati direttamente alle scuole private, andando contro a quelli che sono l'articolo 33 della nostra Costituzione, che dice che non possono essere finanziate. E qua mi fermo. Allora, no, devo dire alla consigliera Macchi, dote scuola, e così rispondo da un po' di risposte anche rispetto a Buono Scuola, all'ISEE sia a Piazza che a Pizzul sulla premialità valutazione. Allora, innanzitutto alla consigliera Macchi, i parametri ISEE sono necessariamente diversi, perché vede consigliera, forse ce lo siamo già dette altre volte, queste famiglie pagano già le tasse e pagano già una volta per l'istruzione pubblica e statale, perché pagando le tasse non è che hanno uno sgravio fiscale perché mandano i figli alla scuola paritaria.
Quindi loro hanno già la scuola pagata, ecco, però loro la pagano una seconda volta, quelli che scelgono, e no, è per scelta, e però, no, mi scusi, bisogna distinguere. Se c'è pluralismo educativo, se una legge dello Stato, ma lei è libera di mandare i suoi figli e i suoi... alla scuola statale, ma sì, guardi che la paghiamo anche noi, anche noi che siamo andati, i miei genitori, io sono figlia di professori, hanno scelto per i loro figli la scuola confessionale, se la sono pagate, loro erano professori della scuola statale, attenzione, qui è una scelta, ok, però i miei genitori hanno sempre pagato regolarmente le tasse, poi pagavano perché in Puglia non c'era il buono scuola e hanno sempre pagato per me e per mio fratello dei gesuiti, io dalle suore del preziosissimo sangue, abbiamo fatto le nostre scuole religiose, ma insomma è stata una scelta che i miei genitori hanno pagato. In Lombardia abbiamo voluto affermare un altro principio che poi è stato possibile perché c'è la legge 62 nel frattempo che è intervenuta che dice che anche le scuole religiose, paritarie, riconosciute dallo Stato, svolgono un servizio pubblico, quelle paritarie, non tutte, solo quelle che hanno determinate caratteristiche, determinati requisiti. Ecco. Però, ancorché riconosciute servizio pubblico, la legge si è fermata a questo punto, dal riconoscimento, ma non ha pensato di finanziare quelle scuole, così come finanzia il servizio statale. No, non è vero, perché per esempio in Lombardia noi parametro e questo riconoscimento nella sanità l'abbiamo fatto. In Lombardia è possibile andare nelle strutture private, ma che svolgono un servizio pubblico perché c'è una legge regionale che le mette sullo stesso piano, e così abbiamo fatto per l'educazione, per lo stesso motivo, siccome è una legge regionale che, partendo da un principio nazionale, da un principio riconosciuto dallo Stato, quindi non è che noi diciamo comunque a tutte le scuole, cioè, no, le scuole paritarie devono svolgere un servizio pubblico, e lo svolgono in che modo? Hanno gli stessi programmi, i docenti sono abilitati, molto è cambiato rispetto alle scuole del passato, e quindi solo che hanno costi di gestione di tutto, dai locali ai docenti, e quindi hanno un costo che fanno sopportare alle famiglie che scelgono quel tipo di scuola pubblica, ma gestita, non gestita dallo Stato. E allora è chiaro che il contributo che deve arrivare a quelle famiglie è in relazione al costo totale dell'istruzione, non il costo parziale, che è il contributo all'acquisto dei libri di testo, perché lo Stato fa già un investimento nell'istruzione statale, che è la grande parte dell'istruzione pubblica, e paga tutto, cioè lo paghiamo noi, la fiscalità generale decide che deve sostenere questa spesa perché è un diritto, lo abbiamo messo nella Costituzione, e peraltro scuola dell'obbligo, poi è diventato fino a 16 anni, scuola dell'obbligo fino a 8 anni, poi l'abbiamo fatto diventare fino a 16 anni, poi c'è il diritto dovere fino a 18 anni, quindi la questione è molto chiara, non ci sono dubbi. Ecco perché anche sull'ISEE io ho cercato, e devo dire che non è stato facile neanche convincere una parte della mia maggioranza, ma mi hanno dato fiducia e ho introdotto l'ISEE perché mi sembrava giusto, perché comunque, siccome non abbiamo anche un sistema di come si dice, correttezza fiscale, non so, mettetela come volete, insomma, cioè ci viene detto che insomma il reddito non è l'unica voce che ci può far capire esattamente come stanno le cose, no? Ecco, allora abbiamo voluto modificare questo, va bene, e abbiamo trovato un accordo con la maggioranza, è una sperimentazione. E perché 38.000? Perché secondo le proiezioni che abbiamo fatto, secondo le proiezioni che abbiamo fatto, l'ISEE a 38.000, peraltro la differenza reddituale dei due sistemi di calcolo crescere con il crescere del numero dei figli, quindi più figli si hanno e più si ha diritto evidentemente, no, eccetera, dovremmo
avere, dovremmo poter garantire il buono scuola a tutte le famiglie che finora lo hanno, quelle oneste. Io voglio pensare alle famiglie lombarde oneste che hanno effettivamente una casa, un figlio, due figli, tre figli e che scelgono, ecco, quindi, però lo sperimentiamo, abbiamo deciso con la maggioranza che andiamo a fare un monitoraggio, infatti in settima fine mese incontro il forum delle parità perché voglio costruire il monitoraggio con loro, con i gestori e con le famiglie e capire, partendo dalle iscrizioni e capire appunto come va questa cosa. La premialità, su questo voglio essere chiara, si aggiunge al buono scuola, nel senso che è logico, un conto è il buono scuola, sono le famiglie che scelgono, ma io voglio tenere una valutazione anche della scuola, ma perché è uno stimolo alla crescita, alla qualità dell'offerta, perché ecco, la Macchi faceva riferimento ho capito che cos'era quel, no, il rapporto, quell'indagine che Fondazione Agnelli aveva fatto con l'Ufficio Scolastico Regionale, e non è vero che erano degli errori, che per errore una scuola paritaria era risultata la prima, era proprio la prima, non era un errore. E comunque proprio per questo, ma sono anche poche le scuole paritarie, e soprattutto superiori, gliel'ho già detto. Guardi che noi abbiamo tantissime scuole dell'infanzia e poche scuole superiori, tantissime scuole dell'infanzia e paritarie. Quindi voglio dire, qua già è oro se abbiamo trovato quello. Allora va bene, quindi la premialità, no, mi premeva dire questo, perché il buono scuola è la libertà di scelta delle famiglie, e giustamente è stato detto, e questo è il criterio che noi, anche la Giunta, soprattutto la Giunta pensa di condivide e vuole andare in continuità con quello che è. Però la premialità è solo per premialità, significa che andremo a valutare e poi valuteremo come far arrivare alle scuole che hanno, si sono sforzate di, per esempio, di insegnare due o tre lingue, di avere le percorsi di innovazione, di fare cose, ecco, che portano ad un livello qualitativo più alto, poi lo vedremo, è tutto da studiare. Noi l'abbiamo messo nella delibera come cosa da fare, abbiamo detto vogliamo ad andare al 2018 consegnare anche ai cittadini lombardi, alla regione, questo tipo di fotografia. Ancora, il discorso, quindi questo per quanto riguarda il discorso delle scuole statali dove si paga. Allora, la scuola statale ha mantenuto alcuni convitti, ha mantenuto alcune realtà che sono in via di estinzione, però io le do l'elenco: l'Istituto Carraro Statale Primaria, l'Istituto Setti Carraro Statale Secondaria di Primo Grado, l'Istituto Setti Carraro Liceo Classico, e poi il convitto Longone. Anche sono delle rette, si paga, sono scuole statali. No, lei mi diceva per, sono incluse, e poi lei mi ha detto c'è una. No, se vengono dalle regioni confinanti. Poi tutte le scuole civiche, la civica scuola primaria. Guardi un po', regioni confinanti. Cioè, quelli tipo i frontalieri, via. Cioè, quegli studenti nostri, che ne so, che vivono a Piacenza piuttosto che a Mantova, che vanno a studiare, che sono però di Mantova, magari vanno a studiare, capito, in un'altra regione, però che tornano la sera e che quindi pagano le tasse qui, che sono cittadini lombardi, perché... No, questa invece è un'altra cosa. Lo può rileggere, per favore? Scusi. Allora, qui viene detto, ed era questo che mi lasciava molto perplessa, i destinatari sono studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie e secondarie di primo grado e secondarie superiori, paritarie e statali,
che applicano una retta di iscrizione e frequenza, avendo sede in Lombardia o regioni confinanti, purché lo studente, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza e non risulti beneficiario per la stessa finalità e annualità scolastica di altri contributi pubblici. Ecco. Quindi quello che mi domando io, se le scuole statali che hanno una retta sono quelle che hanno un convitto... Guardi, sono queste qui. Noi, sì, ma noi hanno riconosciamo un convitto il buono per... scuola soltanto a questi... No, sono scuole che hanno comunque una statali che hanno questo tipo di... dove si paga la retta, perché hanno anche convitto. Comunque anche chi non è convittuale deve pagare. Direttore, vuoi aggiungere qualcosa? Le scuole statali dovrebbero essere gratuite consigliere, per... Oh, no, consigliere, scusi, no. Scusi. Allora, lei ha letto la... forse manca una virgola o l'ha saltato lei nella lettura. Scuole... residenti in Lombardia che vanno in una scuola in una regione limitrofe e che poi tornano a casa. Il lombardo che viene a Milano al convitto, in quanto paga una retta, ha diritto al buono scuola. Poi se non era di sua conoscenza, adesso le diamo le scuole, l'elenco delle scuole statali, che sono, guardi, queste sono scuole che hanno una legislazione antichissima, ma proprio antica, però sono sopravvissute nel tempo, sono rimaste nell'ordinamento statale, ancorché abbiano delle formule convittuali o semiconvittuali. Però per questo c'è l'intesa che si paga anche il buono scuola, proprio perché a differenza delle altre scuole statali, per esempio a Roma c'è il convitto nazionale, ci sono scuole a Firenze, ci sono un altro paio di scuole molto buone di questo genere, sono convitti. Comunque questo è solo limitato a questo, solo limitato a questo, no, è solo per chiarire, grazie. Poi ancora andiamo avanti, ecco un'altra risposta che voglio dare sia alla Macchi, alla consigliera Macchi, che al consigliere Pizzul. I contributi che venivano dati alle famiglie anche della scuola primaria con il sostegno al reddito era un assegno generico una volta all'anno e quell'assegno veniva speso anche al supermercato, si poteva anche fare la spesa con quel con quell'assegno, perché non era richiesta una, era generico, avevi diritto perché avevi il figlio a scuola, dopodiché potevi comprare dalle scarpe da tennis alle merendine, alla spesa, nessuno ti diceva niente. Allora queste politiche le facciamo fare all'assessorato alla famiglia, lo facciamo fare all'assessorato alla sanità, insomma tutti quegli altri assessorati che ovviamente devono fare i conti con le nuove fragilità e con le nuove povertà, questo sicuro. Io assessore all'istruzione devo essere certa che tutti i bambini delle scuole primarie, soprattutto di famiglie meno abbienti, abbiano una classe, che siano inseriti in una classe, abbiano dei docenti, abbiano i libri e agevolazioni all'esenzione totale per il pagamento della retta, della mensa e il trasporto quando è previsto. Quando si ha un reddito basso, le famiglie possono anche non pagare nulla o pagare pochissimo. È comunque un contributo, come sapete. È vero quello che dice lei, lo so bene, conosco bene quelle situazioni che lei ha qui rappresentato e lo so che ora stanno diventando sempre più numerose, però è anche vero che quello che comunque facciamo pagare alle famiglie e comunque tutti i comuni hanno i criteri si paga in proporzione al reddito, voglio dire, è un contributo al costo del pasto, perché il costo totale è superiore, molto superiore a quello che viene richiesto alle famiglie. Quindi comunque sono politiche comunali, politiche che hanno a che fare, ripeto, con altri livelli istituzionali.